Dinanzi ad una straordinaria cornice di pubblico si è conclusa ieri, nel giorno dell'Epifania, la seconda mostra dei presepi allestita a Palazzo di Città, promossa dalla Proloco Gela, grazie alla preziosa collaborazione degli istituti scolastici locali. La mostra, inaugurata lo scorso 19 dicembre, ha riscosso un notevole successo di pubblico. Molto apprezzate le composizioni della Natività, frutto dell'impegno degli studenti e dei loro docenti. Significativi i temi trattati dalle scuole: immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. Durante la serata conclusiva, i rappresentanti della Proloco hanno ringraziato i partecipanti, rinnovando l'appuntamento al prossimo anno. La Proloco ha rivolto anche un invito all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Messinese. In un periodo assai complicato sotto l'aspetto occupazionale a causa della grave crisi che interessa l'industria, sarebbe opportuno puntare sul turismo, che può rappresentare un vero e proprio volano per l'intera comunità locale. Ad allietare la serata conclusiva della seconda mostra dei presepi è stato Samuele Mammano assieme alla sua band. Il pasticcere Angelo Cassarino e il panificatore Michael Cassarino hanno offerto ai presenti prodotti tipici, dolci e salati. L'accoglienza è stata curata dagli studenti dei corsi diurni e serali dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo, gli allievi coordinati dal professore Emiliano Sigona. Ai dirigenti scolastici e a chi ha sposato il progetto della Proloco sono stati consegnati dei riconoscimenti per la fattiva collaborazione. Presenti anche i rappresentanti della Proloco di Delia, che hanno offerto una degustazione della Curdiredda. Con il Lions dei Castelli di Caltanissetta, a breve invece sarà suggellato un protocollo d'intesa al fine di valorizzare le bellezze del territorio gelese e nisseno. Estratti biglietti vincenti della pesca dell'Epifania con numerosi premi messi a disposizione da vari commercianti che hanno aderito all'iniziativa. I numeri vincenti saranno pubblicati sul televideo di Canale 10, sul sito www.prolocogela.com e sulla pagina Facebook Proloco Gela. I premi possono essere ritirati nei locali della Proloco presso Palazzo Regina Margherita in corso Vittorio Emanuele sabato 9 e sabato 16 gennaio dalle 10:30 alle 12. Bisognerà consegnare la copia del biglietto vincente. Appuntamento al prossimo anno con la terza mostra dei presepi. Il bilancio è assolutamente positivo. Noi come Proloco abbiamo fatto una riunione con tutti i soci, siamo soddisfattissimi per la ottima riuscita. Grazie ancora una volta a tutti i dirigenti scolastici, le maestre e tutti i bambini che hanno partecipato con grande entusiasmo. Questo è soltanto il secondo anno. Se tutto va come sta andando, sicuramente sarà una grande tradizione gelese. Quindi felicissimi che noi come associazione Proloco abbiamo dato questo input e anche a Gela si possono visitare i presepi, e sono presepi particolari perché hanno un tema. Ogni presepe ha una sua storia e deve essere letto come viene letto un grande quadro di un artista. Volevo ringraziare la Proloco per avermi invitato e sono felicissimo di partecipare a questa chiusura. Ho visto questo evento veramente meraviglioso, tanti presepi, tanta varietà. Il fatto di aver coinvolto anche le scuole, quindi i bambini, i più piccoli, è un grande segno per questa città che deve ripartire proprio dal basso, ecco, per avere una città in futuro sempre migliore. Un evento che diciamo che è stato tra i più apprezzati dai cittadini gelesi, ma anche con orgoglio devo dire che l'amministrazione di Gela finalmente ha aperto il comune alla città ed è una bella simbiosi. Devo dire che anche il comune è sembrato per queste festività un luogo di festa, di aggregazione, e non un luogo abbandonato come gli altri anni.